Signori, buonasera, buonasera. Ormai diciamo che ho preso questa abitudine e mi fate un po' di compagnia nella strada che mi porta a lavoro, in questo quarto d'ora, 10 minuti, quarto d'ora di strada, per andare a parlare un po', insomma, di quello che sta accadendo in questi giorni. Qualcosa sembra muoversi tra acquisti e possibili cessioni, per quanto mi riguarda dolorose, visto che si sta parlando di uno dei giocatori che io amo di più della nostra Inter, ovvero Marcelo Brozovic. È voce di questi giorni, dove appunto si sta parlando di questo interesse arabo dell'Al Hilal, credo, la stessa squadra che, non ricordo male, che ha preso Benzema. Poi lì hanno tutti i nomi molto simili, quindi chiedo scusa se la squadra non è quella, però insomma la squadra, una delle squadre arabe che stanno facendo incetta di campioni. Insomma, è notizia di questi giorni che Ruben Neves, uno dei centrocampisti secondo me più forti in assoluto, che giocava in Inghilterra nel Wolverhampton, andrà a giocare in Arabia Saudita. Un ragazzo di 26 anni, quindi nel pieno della sua carriera, un giocatore fortissimo, uno dei più forti giocatori secondo me nel suo ruolo come mezzala, centrocampista. Ricordiamo, un giocatore che nel Porto era addirittura capitano giovanissimo a 20 anni, ha deciso di andare a giocare in Arabia per, pare, uno stipendio di 25 milioni di euro. Capite bene che dinanzi a queste cifre si può far poco, visto che comunque, oltre a Brozovic, ci leghiamo un po' al discorso acquisti folli in Arabia Saudita, anche per quanto riguarda un giocatore che era interessato, che interessava l'Inter, ovvero Kalidou Koulibaly, che pare abbia deciso anche lui di andare a guadagnare i famosi petrol dollari in Arabia Saudita, con un ingaggio addirittura 30 milioni l'anno. Ricordiamo che Kalidou Koulibaly guadagna 10 milioni di euro netti al Chelsea, e questi gli offrono 30, tre volte di più. Non so, io non vorrei essere magari un po' troppo scortese o maleducato, però mi sembra un po' la classica azione del classico ricco scemo. Cioè, voglio dire, se quello guadagna 10, perché gli devi dare 30? Oltretutto è un giocatore che ha sforato abbondantemente i 30 anni, quindi per quale motivo dovessi dare tutti questi soldi? Comunque, fatti loro, era per dire. Ricollegandoci ovviamente all'Inter, il discorso è su Marcelo Brozovic, che come al solito, quando si parla di giocatori di venire a prendere all'Inter, pare che all'Inter ci sia scritto saldi, quando questo ovviamente non è vero, perché qui si parla di 50 milioni spesi appunto per prendere Ruben Neves, che per carità è molto più giovane di Brozovic. Si parla comunque di una trentina di milioni che il Chelsea dovrebbe prendere da Koulibaly. Ma Brozovic, sempre se la notizia è vera, ma pare di no, abbiano offerto solo 15 milioni di euro. Allora, partiamo dal presupposto che ci sta. Se lo paragoniamo a un giocatore giovane come Ruben Neves, Brozovic ha 30 anni, diciamo che ci può anche stare, a mi pare, altri 3 anni di contratto, 2 anni di contratto, quindi probabilmente pensano di convincere l'Inter con un'offerta molto a ribasso. L'Inter valuta Brozovic intorno ai 30 milioni, quindi capite che siamo a metà. Voci dicono che l'Inter abbia immediatamente rispedito al mittente questo tipo di offerta, però pare che si stia trattando. È probabile, sempre leggendo le varie notizie di calciomercato, che se dovesse arrivare un'offerta dai 22, 23, 24 milioni, l'Inter la prenderebbe in considerazione, anche perché ricordiamoci che l'Inter deve, per poter andare a chiudere definitivamente la questione Frattesi, deve andare a fare una cessione. Non deve essere per forza un big, non deve essere per forza un giocatore importantissimo alla nostra rosa. Si parla appunto anche di Gosens, che è, diciamo, attenzionato da molte squadre della Bundesliga, una cosa che per lui potrebbe essere importante in vista del prossimo europei, quindi insomma il fatto di offrirgli una maglia da titolare. Ovviamente si parla dell'Union Berlino, quindi una squadra neanche di altissimo profilo, però è chiaro che se vai a giocare una squadra di quel tipo
hai praticamente la maglia da titolare addosso a ogni partita. Quindi c'è anche questo ragionamento, si parla sempre di una ventina, 20-25 milioni che l'Inter potrebbe chiedere per Gosens. Per quanto riguarda altro, c'è il discorso sempre inerente a Lukaku, slegato a questo punto dal discorso Koulibaly, visto che Koulibaly, ripeto, sembra destinato anche lui ad andare in Arabia con cifre folli. L'Inter addirittura gli aveva proposto sicuramente un ingaggio decisamente inferiore ai 10 che prende attualmente dal Chelsea, addirittura, ripeto, lì ne offrono 30, quindi capite bene. Quindi discorso Lukaku, dove pare lui addirittura deciderà in questi giorni come affrontare il Chelsea, pare che, ripeto, sia una questione appunto tra lui e il Chelsea. L'Inter può fare poco da quel punto di vista. L'Inter ha detto, comunque ha confermato, che vuole nuovamente Lukaku in prestito. In questo momento deve entrare lui in ballo, e dovrebbe farlo anche perché lui, come diciamo deadline, Lukaku si è dato il ritiro dell'Inter, che dovrebbe essere il 13 luglio, quindi lui per il 13 luglio vuole essere ad Appiano. Per cui vediamo cosa succederà. Certo, una società come il Chelsea, anche se è strafottutamente ricca di soldi, è evidente che tenere un giocatore che ti viene a dire io qui non vado e rifiuto qualsiasi cosa non è il massimo dal punto di vista proprio dei conti della società. Vedremo cosa succederà. L'Inter potrebbe riproporgli, come pare, un prestito più o meno sulle stesse cifre di quest'anno, con addirittura Lukaku disposto a abbassarsi ulteriormente l'ingaggio. Insomma, staremo a vedere. C'è anche la questione Bissek, questo difensore dell'Under 21 tedesca, che gioca in Danimarca, un bestione di oltre 1,90 m, difensore centrale che può, cioè di piede destro, che può andare a prendere, diciamo, il posto perlomeno in rosa di Skriniar, un giocatore che a detta di, io non lo conosco, non lo conoscevo, a detta di molti scout in generale, insomma, che ho letto in questi giorni, tutti sono pronti a scommettere che diventerà un giocatore molto forte. L'Inter dovrebbe pagare la clausola accessoria da 7 milioni, pagabile in due esercizi, quindi insomma, anche dal punto di vista della diciamo così, dell'esborso economico ci può stare. Vedremo, insomma, dovrebbe essere imminente, insomma, il giocatore dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, anche se credo che l'Inter formalizzerà il suo acquisto, secondo me, dopo il 30 giugno, per una questione proprio di bilancio. Ok ragazzi, queste erano, diciamo, le ultimissime su tutto, ovviamente, il discorso Brozovic. Ripeto, io sono un fan di Brozovic, non nego che mi dispiacerebbe veramente parecchio non vederlo più all'Inter, anche perché secondo me ad oggi, nel suo ruolo, se non è il più forte, è sicuramente tra i primi tre, e non dimentichiamoci che ha solo 30 anni. Quindi liberarsi, tra virgolette, di Brozovic così a cuore leggero, io ci penso non una ma 200 volte, anche perché è vero che l'Inter pensa, Inzaghi pensa eventualmente di mettere lì Çalhanoğlu, che comunque ha fatto bene, però ecco, insomma, liberarsi di Brozovic io ci penso non una ma 100 volte. Ragazzi, vi saluto, fatemi sapere come sempre nel box dei commenti cosa ne pensate, e ci rivediamo ad un prossimo video, sempre qua su Orgoglio Bauscia. Vi saluto, ma abbiamo di farlo come sempre. Forza, forza, forza Inter.